perché se noi abbiamo disponibilità di un bilancio diverso sullo sport, possiamo risparmiare nell'arco degli anni su tante altre cose. Questo ve lo posso garantire, gli altri paesi lo stanno facendo. Ci sono città come Valencia che sono cambiate rispetto nell'arco degli anni a tutte le manifestazioni che poi sono riusciti a conquistare, la vela, il campionato, il campione di Formula 1, quello europeo. È diventata veramente, tra l'altro poi è notizia di pochi giorni fa, che Valencia diventerà capitale europea nel 2011, subito dopo Dublino. Quando abbiamo fatto il sopralluogo ci siamo resi veramente conto di quello che loro hanno investito, dei sacrifici, degli sforzi, hanno bilanci ovviamente diversi rispetto ai nostri. Quindi la prima battaglia che dobbiamo fare è proprio quella. Se vogliamo lasciare qualcosa a Milano dobbiamo cercare di modificare, e questo sarà compito mio, compito della politica, perché il bilancio del settore sport sia molto molto più importante. L'altro impegno, ed è un impegno che mi sono assunto fin dall'inizio del mio mandato, è quello di riqualificare l'impiantistica sportiva milanese. Abbiamo una impiantistica sportiva purtroppo vecchia e non è stata mantenuta nell'arco degli anni. Questa non è responsabilità di nessuno, è semplicemente una forma di immobilismo che noi dobbiamo assolutamente scalzare, dobbiamo prendere una direzione diversa. L'anno prossimo noi dovremmo inaugurare il nuovo palazzetto del Palalito, passando da 3.500 a 5.000 spettatori, facendola diventare la casa dell'Olimpia, evitando di far andare finalmente l'idea di prima, no? Il palazzetto dello sport non ce l'abbiamo, l'Olimpia faceva avanti e indietro tra Forum e Milano, dalla ancora ristrutturazione l'Olimpia rimarrà, di conseguenza giocherà a Milano. L'altro obiettivo è quello finalmente della ristrutturazione del 25 aprile dopo tanti anni. Dopo tanti anni il CONI nazionale reinveste sulla città di Milano con un impegno di 400.000 euro, un protocollo d'intesa Road to Expo 2015, cioè da qui al 2015, insieme all'amministrazione, la condivisione della ristrutturazione degli impianti. Abbiamo piscine come la Caivi, come la Cambini, abbiamo centri sportivi non gestiti da Milano Sport ma delle associazioni. Quest'anno andremo a rinnovare ben 54 convenzioni con le associazioni sportive concessionarie, molte delle quali andranno a fare grossi investimenti di ristrutturazione, perché abbiamo legato la rinegoziazione, quindi in termini di anni, a queste associazioni in termini di concessione, proprio sulla base degli investimenti, facendo una scaletta. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo centri sportivi federali, come sono per esempio nato 30 anni fa il Sain, che dobbiamo ristrutturare, perché noi abbiamo un grosso obiettivo, quello di fare promuovere lo sport, soprattutto per le nuove generazioni, insegnando loro che con quel metodo, facendo sport, scegliendo una disciplina, portandola avanti per tutto il percorso della loro vita, sicuramente avranno una vita migliore. Vi aspetto lunedì al convegno alle 5:30 all'Arena e il giorno dopo qui a Palazzo Reale per la chiusura di Milano Capitale Europa. Grazie.